antica e consolidata amicizia, ci ha comunicato la disponibilità dell'onorevole Lamalfa ad essere qui con noi per presentare l'opera keynesiana, da lui integralmente tradotta. Abbiamo subito accolto con grande soddisfazione ed entusiasmo la possibilità di ospitarlo, per due ragioni fondamentali che sinteticamente espongo. La prima è che Giorgio Lamalfa è un economista di riconosciuto prestigio, che ha portato all'interno del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, la sua competenza, il suo prestigio personale e culturale. Del resto, che hanno le parole che dicono, che dice. Se è vero che basta una dichiarazione per far saltare lo spread, con tutto quello che costa poi all'intero paese. Quindi abbiamo bisogno di una politica che ritrovi la via maestra dell'incontro con la cultura. Se la politica è improvvisazione, se è sciatteria, allora a soffrirne siamo tutti noi. Oggi purtroppo c'è il divorzio tra politica e cultura. Con Keynes abbiamo cultura e politica che viaggiano insieme. Tra l'altro è un umanista Keynes, prima di essere un economista. Un ascolto a tutti. Essere un filosofo, uno storico, un intenditore di politica, adesso non trovo, ma comunque non ha importanza. Ecco, gli economisti bravi, non che solo competenti, sono come sono mosche bianche, dice Keynes. L'economia è una materia facile in cui però pochissimi eccellono. Il paradosso trova una spiegazione forse nel fatto che il grande economista deve possedere una rara combinazione di qualità, deve essere in una certa misura un matematico e uno storico, uno statista e un filosofo. Deve sapersi esprimere ed essere in grado di comprendere i simboli, deve saper cogliere il particolare nel generale e abbracciare l'astratto e il concreto nello stesso moto del pensiero. Deve studiare il presente alla luce del passato in vista di obiettivi futuri. Deve essere ad un tempo risoluto e disinteressato, distaccato e incorruttibile come un artista, ma a volte anche pragmatico come un politico. E Keynes è stato un grande dell'economia ed è stato un uomo capace di riprendere il tema della disciplina economica come una Geistwissenschaft, come una scienza dello spirito, non una scienza dei numeri, come ricordava prima Mario Bozzo. Cerchiamo di entrare subito in argomento e rivolgo la prima domanda a Giorgio Lamalfa. Perché Keynes oggi? Perché è importante rileggere Keynes? Intanto ringrazio molto la Fondazione Canical e il dottor professor Bozzo per l'invito e Pierangelo da Crema, cui sono amico da molti anni, per avermi chiesto di venire qui oggi a parlare di questo libro. Keynes è stato sicuramente il più grande economista del secolo XX e forse uno dei più grandi di tutti i tempi. Un economista che ha avuto un pensiero rivoluzionario, ma cercherò di spiegare in che cosa consiste la rivoluzione keynesiana. Ma aveva una ispirazione politica molto forte, che è la ragione per la quale in un certo senso io ho studiato in Inghilterra economia non con Keynes, che come ha detto Pierangio morì nel 1946, all'inizio degli anni 60,
ho studiato economia prima di dedicarmi alla politica, con gli allievi di Keynes, nell'atmosfera culturale di quel mondo, dove l'economia veniva considerata, a differenza per esempio di quello che avveniva in quegli anni negli Stati Uniti, non una, una specie di scienza naturale analoga alla matematica o alla fisica, ma veniva considerata una scienza morale, a cavallo fra la filosofia, la storia, la politica, quella bellissima frase di Keynes. Scherzando, in un'altra occasione Keynes disse: per fare un grande economista ci vuole tre cose, ci vuole un matematico di seconda categoria, uno storico di seconda categoria e un politico di seconda categoria. Dice: ma perché di seconda categoria? Perché se fossero di prima categoria farebbero lo storico, il politico. Ed è la ragione per cui ce ne sono così pochi, diceva. Cosa voleva dire questa frase? Voleva dire che l'economia, quando riesce a dire delle cose importanti, è all'intersezione di varie, scienze, di varie conoscenze. Cioè riflette una capacità di capire la realtà, non di semplificarla per potergli applicare la matematica sopra, ma di capirla in un modo complesso e cercare quindi di dire delle cose importanti. Bisogna, dopo 30 anni o 40 anni, in cui, specialmente sotto l'influenza delle università americane, l'economia si è allontanata sempre di più da questo senso di una scienza sociale o addirittura di una scienza morale, bisogna cercare di riportare questi valori al centro degli studi di economia. Ho pensato che fosse di poter dedicare alcuni anni a questo lavoro, nella speranza che nelle università italiane possa tornare una passione per questo tipo di studi con queste connotazioni culturali, politiche e sociali che sono quelle che io ritengo fondamentali. Questa è stata la motivazione, diciamo, per la quale forse più tardi possiamo anche dire perché le idee di Keynes, le proposte di Keynes, le specifiche proposte di Keynes, la spesa pubblica, il deficit pubblico, possono essere utili, ma più ancora di questo è utile recuperare questa idea dell'economia come una scienza utile. Una volta disse, scherzando in uno di questi suoi scritti, bisognerebbe che gli economisti si comportassero come gli odontotecnici, cioè della gente capace di rendere un servizio utile alla collettività. Non so se questo ti basta tanto. Velocemente alla seconda domanda. Keynes ha avuto come interlocutori artisti, politici, i grandi del suo tempo, dialogava con Churchill, con Roosevelt, con Lloyd George, ha sposato una delle ballerine più famose del mondo, interrompendo un lungo percorso di omosessualità. Amante di artisti come Duncan Grant o storici, se non ricordo, come Lito Stracci, e facciamo un salto. Cosa penserebbe oggi dell'euro, della Brexit? Sarebbe stato per il Leave, per il Remain? Cosa penserebbe? Keynes è stato, era un amante delle unificazioni. Io ricordo Bretton Woods, lui è uscito con un grande sconfitto perché aveva immaginato una banca centrale mondiale, aveva immaginato un banco, una moneta unica mondiale per quanto virtuale, e tutto sommato l'euro è frutto di uno sforzo di unificazione. Secondo te, e lo chiedo al tecnico ma anche al politico, al professore di economia e anche al politico, cosa penserebbe oggi dell'euro? Questa è sempre una domanda molto difficile, il mondo è molto diverso. Comunque più tardi forse ci riesco ad arrivarci. Forse però, se mi consenti, io farei un piccolo passo indietro, cioè qui bisogna... vorrei cercare di aiutare
di molti che non sono economisti a capire che si può leggere anche un libro di economia di questo genere. Intanto, chi è Keynes? Diciamo, Keynes nasce a Cambridge nel 1883, figlio da... il padre era un professore dell'Università di Cambridge, di filosofia morale e di economia, non particolarmente grande. La madre era figlia di una famiglia di predicatori protestanti, sia dalla parte della madre della madre, sia dalla parte del padre della madre, erano predicatori protestanti di una setta, diciamo, dissidente degli anglicani, una setta più rigorosa. Il padre, il nonno di Keynes, aveva scritto una biografia di Bunyan, quello che aveva scritto il Pilgrim Progress, cioè il libro di quelli che avevano attraversato l'oceano sul Mayflower, i protestanti che erano andati a colonizzare gli Stati Uniti. Insomma, quindi il mondo di Keynes cresce a Cambridge. Negli anni in cui l'Università di Cambridge abbandona l'impronta religiosa che era l'impronta storica delle università inglesi fino a quel momento e si laicizza alla fine del secolo. Studia a Eton, che è il collegio e della nobiltà e dell'aristocrazia inglese, ma anche delle menti più brillanti, ed è uno degli studenti più brillanti, prende tutti i voti più alti in matematica, arriva a Cambridge, all'Università di Cambridge nel 1903, con la fama di essere un grande matematico in pettore. La sua laurea nel 1905 è una laurea in matematica, ma il suo interesse negli anni della laurea di questi studi va verso la filosofia, e in particolare la filosofia morale, sotto l'influenza di un filosofo che allora molto celebre, che si chiamava Moore, che si occupava di etica. La sua formazione è anche una formazione politica, perché fin dal 1903 o 4 si iscrive al Partito Liberale Inglese e rimase sempre iscritto al Partito Liberale Inglese, che era il partito di Gladstone, insomma era il partito progressista rispetto ai conservatori fino a quando arrivarono i socialisti, cioè prima del Partito Laburista. Quindi è un progressista moderato, diciamo così. È un uomo che vive a cavallo fra gli studi e la vita sociale, comincia a raccogliere quadri di pittori moderni molto presto, ha amicizie nel campo intellettuale, è membro di una curiosissima società segreta. A Cambridge è pieno di associazioni studentesche. Una volta, anzi la voglio raccontare subito, perché Keynes fondò nel 1921 un club che si chiamava Political Economy Club, in cui venivano iscritti, invitati i più bravi giovani studenti, ma a cui partecipavano tutti i laureati. Quando io andai a studiare a Cambridge, ero laureato in legge, ma mi ero trasferito all'economia e avevo studiato per conto mio una laurea scienza delle finanze, credevo di saperne abbastanza. E quindi mi iscrissi al secondo anno di economia che mi ricevette un invito al Political Economy Club, e fui molto orgoglioso di questo invito. E andai in questo club, che finché era vivo Keynes si riuniva nelle sue stanze a King's College. Quando andai io, per la prima volta si riuniva nelle stanze di un certo professor Mead, che era stato un allievo di Keynes e che è stato poi un premio Nobel dell'economia. Una bellissima stanza di legno. C'erano 7-8 studenti e tutti i professori famosi della facoltà di economia. E un giovane laureato fece una relazione, me la ricordo ancora, 50 anni fa, sull'inflazione. Io non conoscevo le regole che aveva messo Keynes. Conoscevo pochissimo l'inglese, perché ero appena arrivato dall'Italia, e non sapevo nulla dell'inflazione, perché era un tema di cui non mi ero mai occupato, studiato scienza delle finanze. Quando finì questa relazione, di cui avevo capito molto poco, pensavo che ci alzassimo, ci andassimo. Invece arrivò il professor Mead che distribuì a tutti tè e dei pasticcini. Io ero molto fiero, dicevo, evidentemente
sanno che siamo i più bravi studenti e ci trattano. E non se ne andava nessuno. E non capivo come si sarebbe sviluppato. A un certo punto entrò il professor Mead con un bicchiere con tanti pezzetti di carta dentro. E io dissi al mio vicino, che era un ragazzo scozzese, di cui capivo poco, anche dopo 2 anni, molto poco di quello che diceva, ma che se devi prendere uno di questi pezzetti di carta, e cioè se prendi un pezzetto, io questi questo pezzetto di carta che ha scritto uno, e se che vuol dire? Che devi intervenire per primo. Come devi intervenire per primo? Sì, perché questa è la regola che aveva mise Keynes nel 1921, cioè che tutti quelli che, gli studenti che erano invitati in questo empireo, avevano il dovere di commentare nell'ordine dettato dalla sorte. La sorte mi era stata molto nemica, avevo preso il 2-1. Dopodiché intervenivano tutti in questo momento, io ricorderò tutta la vita. Questo non sapevo esattamente che cosa avesse sostenuto questo autore. Sapevo poco l'inglese. Chiesi al mio vicino, di cui capivo poco, che cosa avesse detto. La relazione me lo spiegò, io non lo capisco, ma a un certo punto il professor Mead, che è un inglese severissimo, si alzò e disse wow! E io capì che... E mi alzai e mi sedetti e di fronte avevo, ma non sotto come siete voi, alla stessa altezza, diciamo così. C'avevo Joan Robinson, Mead, Caldo, tutti i nomi che Raggio lo conosce. E dovetti dire qualche cosa. E nell'imbarazzo retrocedevo, cercavo di allontanarmi da questi volti. Dietro c'era un cammino acceso, finché a un certo punto sentivo un calore terribile alle spalle. Quindi dietro avevo la fiamma che mi spingeva avanti, davanti avevo la faccia di questi inglesi che mi guardavano. Da quella volta, naturalmente, io frequentando questo club, studiando con molta attenzione che cosa sarebbe stato detto, non ho mai più pescato il 2-1. Sembravo 2, 4, eccetera, ma ho capito che cos'era l'ambiente di Cambridge. Questo per dire che cos'era l'ambiente. Keynes, che aveva inventato questo circolo, è stato membro di una società che si chiamava la Società degli Apostoli, nella quale venivano invitati i giovani più brillanti a discutere soprattutto di filosofia. E ne avevano fatto parte Bertrand Russell, Whitehead, lo stesso Keynes, questo filosofo, Moore, erano tutti una società che era a cavallo tra gli studenti e i professori, in una comunità molto interessante. E i primi interessi di Keynes furono interessi che andavano, come ho detto, verso la filosofia. Solo successivamente, nel 1906, cominciò a studiare economia con l'allora grande economista di Cambridge che si chiamava Marshall. Marshall disse, ma si accorse che era un uomo di straordinario ingegno e disse, lei prenda una laurea in economia. Keynes disse, non prese mai una laurea in economia e fece il concorso per la pubblica amministrazione inglese e entrò nella pubblica amministrazione inglese e lavorò nell'ufficio per l'India, nell'ufficio delle colonie, dove lavorò per molti anni. Poi vinse una fellowship a Cambridge e tornò a Cambridge, ma non volle mai diventare esclusivamente un accademico. Viveva metà della settimana a Londra e metà della settimana a Cambridge. A Londra scriveva sui giornali, frequentava le mostre, era amico di Virginia Woolf, di Eliot, di Oden, di George Bernard Shaw e soprattutto era parte del gruppo di Bloomsbury. Amava moltissimo scrivere sui giornali, è stato forse il primo intellettuale pubblico del Novecento. Aveva capito che il peso delle idee poteva essere rafforzato dall'uso della stampa, dall'andare sulla stampa. Ed era un uomo, la sua fama, e finisco, ma secondo me è interessante, la fama di Keynes nasce nel 1919. Al termine della Prima Guerra Mondiale. Durante la guerra molti professori vennero chiamati a collaborare con il governo inglese. Lui fu chiamato al tesoro, richiamato dall'università e diventò rapidamente un alto funzionario del tesoro perché aveva una
straordinaria capacità di venire nel conoscimento, di sintetizzare i problemi, andare al cuore dei problemi e dire ci sono due o tre soluzioni, questa è la ragione per cui dobbiamo scegliere quella soluzione invece di un'altra. Era anche forse piuttosto antipatico, perché era molto convinto della sua... Uno dei primi episodi accompagnò il ministro del tesoro inglese, che era Lloyd George, poi tutti gli altri così, a un incontro con il ministro francese del tesoro per la finanza di guerra, e lungo il treno il ministro Lloyd George disse: questa è la situazione internazionale economica che noi incontreremo, e ai suoi collaboratori, che insieme ad altri disse: ditemi che cosa pensate della mia esposizione. Lui disse, quando venne il suo turno, con tutto il rispetto, aveva 32 anni, con tutto il rispetto, mi pare che lei dica una serie di fesserie. Questo era testualmente il personaggio, diciamo. Arroganza di Cambridge, studi, una grande intelligenza, ma anche una capacità straordinaria di vedere nei problemi. Quando finì la guerra, Keynes fu nominato membro della delegazione per il trattato di pace che si svolse nella conferenza di Parigi nel 19, trattato di pace con la Germania. E come principale responsabile del tesoro partecipò a questi negoziati. A metà del giugno, poco prima che venisse sottoposto ai tedeschi il trattato di pace, si dimise dalla delegazione, scrisse in una lettera alla madre: sono stanco di questa assoluta follia, tornò in Inghilterra e scrisse un volume che uscì nel dicembre del 19, che si chiamava Le conseguenze economiche della pace. Un libro che nel giro di qualche mese viene tradotto in 40 lingue. A gennaio, nel febbraio del 1920, Einaudi dedicò due articoli sul Corriere della Sera a questo libro straordinario. Giacomo Matteotti commentò immediatamente questo scritto e così via. Questo è il libro, questo libro di Keynes conteneva un'analisi del trattato di pace. Diceva questo: tutti i paesi hanno finito con dei debiti enormi, tutti sono indebitati, molti paesi alleati sono indebitati con l'Inghilterra, l'Inghilterra si è indebitata con gli Stati Uniti, che prima di entrare in guerra erano stati prestatori. Se noi pensiamo di poter pagare tutti questi debiti accollandoli agli sconfitti alla Germania, noi commettiamo un errore che darà luogo, scrive in questo testo, a una seconda guerra, a confronto della quale la guerra tedesca, che è appena finita, sembrerà una cosa da ridere. Cioè aveva visto le conseguenze del trattato di pace di Versailles. Torneremo su questo, perché la differenza tra il secondo dopoguerra e il primo dopoguerra è che al termine della prima guerra mondiale si cercò di uccidere i paesi sconfitti, al termine della seconda guerra mondiale, con lungimiranza, la Germania, l'Italia e il Giappone furono aiutati a rialzarsi, e il Fondo Monetario, che ha dato una prospettiva di stabilità all'economia mondiale nel secondo dopoguerra, è figlio di Keynes e dell'esperienza negativa della prima guerra mondiale. Questo, quindi, Keynes diventa, con quel libro, diventa un economista celebre e controverso, naturalmente. Controverso perché nel libro aveva spiegato perché era sbagliato, aveva attaccato con violenza i capi, aveva descritto Wilson, il presidente americano, come una specie di predicatore protestante, parolaio e inutile. Aveva detto del suo primo ministro Lloyd George che sembrava una donna, una femme fatale, cioè una donna di facili costumi. Insomma, il linguaggio era un linguaggio provocatorio, la sostanza dell'analisi era di un'acutezza straordinaria. Quindi quando Keynes scriveva, da quel momento in poi succedeva sempre una specie di rissa, cioè il mondo si divideva in quelli che erano favorevoli e in quelli che erano contrari, e questo lo ha accompagnato in tutta la vita. Negli anni 20 si convince che il capitalismo funziona male, e soprattutto dopo la crisi del 29, quando
seguito della crisi di Wall Street, la disoccupazione arriva al 25% in Inghilterra e negli Stati Uniti, non stiamo parlando del nostro mezzogiorno, stiamo parlando di paesi che avevano visto la piena occupazione. Quando a Londra si vedevano le file degli operai disoccupati in attesa di un piatto di minestra dalla carità pubblica, quindi e si pensava che fosse la crisi definitiva del capitalismo, Keynes si pone il problema di che cosa si debba fare, come si debba affrontare il problema della disoccupazione, se si debba fare qualche cosa per combattere lo scandalo della disoccupazione. E qui c'è la sua ispirazione politica, cioè il senso che questa è un'ingiustizia profonda, e scrive, se ti posso fare questo, leggo, è questo. Scrive, questo serve a spiegare bene, nel 33, quindi ancora nel pieno di questa crisi, fa una conferenza che si chiama Autosufficienza Nazionale e dice il capitalismo attuale, diceva Keynes nel 33, nelle cui mani ci siamo trovati dopo la guerra, non è un grande successo, non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non mantiene le promesse fatte. Ed è quella la realtà circostanza. E aggiunge, stiamo attenti perché il mondo non accetta di questo modo di vivere e tutto intorno a noi ci sono vari esperimenti, e cita Mussolini, il fascismo, cita Hitler che era appena andato al potere nel 1933 e cita soprattutto la Russia sovietica che lui conosce perché nel frattempo ha sposato una ballerina russa e con lei ha visitato la Russia, ha parlato a fondo con la gente, quindi ha scritto anche delle cose molto belle. Lui ci dice, non illudetevi che le società liberali possano sopravvivere se non riescono ad affrontare i problemi di questo capitalismo, perché il mondo cerca un'alternativa, se non è il sistema liberale a darlo, sarà qualche altro sistema che ovviamente a noi non piace. E scrive qualche mese dopo una lettera bellissima, una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, appena eletto. Roosevelt viene eletto alla fine del 32, nelle elezioni, nel pieno della recessione seguita al 29, e scrive al presidente degli Stati Uniti, signor presidente, lei si è fatto il tutore di tutti coloro i quali in ogni paese cercano di guarire i mali della nostra condizione nel quadro del sistema sociale esistente, cioè salvaguardando il sistema di libertà e anche l'economia di mercato. Se lei dovesse fallire, sarà pregiudicato in tutto il mondo il cambiamento su basi razionali e in campo rimarranno a scontrarsi soltanto l'ortodossia e la rivoluzione. Ma se ne avrà successo, da quel giorno potremmo dire che è cominciata l'era in cui il cambiamento ragionevole può avere risultato. Quindi Keynes si pone questo problema politico. La sua ispirazione è questa. E quando lo si legge, anche dove non si capisce, perché ci sono parti, capitoli complessi per un non economista, se si tiene presente questa ispirazione politica di fondo, si capisce dove vado a parare. Cos'è la teoria generale? La teoria generale che esce nel 1936 è la continuazione di questi ragionamenti politici. In una conferenza del 34 alla BBC, perché parlava anche alla televisione, parlava in modo molto affascinante, ci sono dei film giornali, degli spezzoni molto belli da vedere, che lui spiega nel 34 una cosa molto interessante che secondo me vale ancora oggi. Dice, gli economisti sono divisi in due grandi tribù, parla proprio di tribù, sono due tribù, due grandi scuole di pensiero separate da un abisso molto profondo. Da un lato, diceva, vi sono quelli che pensano che il sistema nel quale viviamo, cioè l'economia di mercato, cioè il capitalismo,
si autoregoli, anche se con cigolii, gemiti e sussurri, cioè che sia capace di tornare alla piena occupazione con le sue sole forze. E ci sono dall'altra parte un'altra tribù di economisti che sono convinti che non sia così, che il sistema di mercato ha molti meriti, ma da solo non è in grado di assicurare né la piena occupazione né la giustizia sociale. Ha bisogno dell'intervento della mano pubblica. Lui dice queste due tribù sono, hanno una forza molto diversa tra di loro, perché la prima tribù, gli ortodossi, hanno dietro di sé la scienza economica degli ultimi 100 anni. Gli eretici, e si metteva tra gli eretici, hanno ragione, perché era evidente che se c'era 25% di disoccupati non poteva essere una disoccupazione volontaria. Non è che gli operai nel centro di Londra non volevano lavorare e preferivano la carità pubblica, ma evidentemente non c'erano i posti di lavoro. E quindi vuol dire che il mercato non riusciva a dare una risposta a questa offerta di lavoro che non trovava soddisfazione. E quindi Keynes dice, qual è il punto? È che gli eretici hanno ragione, perché la verità è ovvia che è loro, ma non sono mai riusciti a dare una spiegazione convincente di come un sistema di mercato possa generare la disoccupazione. Io spero di riuscirci. E scrive a George Bernard Shaw una lettera il 1 gennaio 1935 dicendo: sto scrivendo un libro, dice Keynes, che nel giro di 10 anni, non subito, rivoluzionerà il modo in cui il mondo guarda i problemi economici. Non so se tu ci creda, gli dice. Io ne do la perfetta convinzione morale. E effettivamente la teoria generale in 10 anni rivoluzionerà il pensiero economico. Quindi la teoria generale è un libro di alta teoria, ma la cui motivazione è una motivazione di ordine politico, cioè spiegare per quale ragione il mondo non è tale che automaticamente genera la preoccupazione, perché quindi c'è la necessità di un'azione collettiva. Sono cose che oggi sembrerebbe di dover ripetere, perché negli ultimi 30 anni ci siamo sentiti dire che il sistema economico si regola, che lo Stato non serve, che funzionamento del mercato, fino alla crisi del 2008 che ha riproposto tutti i problemi. Mi scuso se è stato così lungo. Parlato delle conseguenze economiche, ma passi a parlare di un altro capolavoro di Keynes, quello del, appunto del 1919, significa parlare della sua enorme capacità previsiva. Lui prevede la seconda guerra mondiale con un ventennio d'anticipo, mancano i nomi e i cognomi di Hitler e dei suoi dialoghi, ma c'è tutto. Keynes con le sue contraddizioni guadagna un sacco di soldi con le sue speculazioni, ne perde un sacco, pare che nel 29 non avesse visto nulla, però la capacità di prevedere, di capire di Keynes è mitica. E a proposito delle contraddizioni, scrive, se non ricordo male, a John Bernard Shaw, che tra l'altro aveva conosciuto la figlia di Max Shaw. Shaw è un dublinese, se non ricordo male, l'aveva conosciuta a Londra, perché la figlia di Max muore nell'anno in cui Keynes nasce, nel 1883, un incontro impossibile. I giudizi di Keynes su Max sono sprezzanti. Non capisce come quest'opera abbia suscitato tanto interesse. Al funerale di Marx nel 1883 ci sono 11 persone, c'è Engels che dice che quest'uomo diventerà importante per quello che ha detto, ha sul piano sociale la stessa importanza che ha avuto sul piano della come si chiama? Darwin, l'origine della specie avrà la stessa importanza, in effetti dopo qualche decennio Marx ha un paio di miliardi di seguaci e quindi non... Eppure i giudizi di Keynes sono così sprezzanti, ma Keynes va nel 1925 con Lydia, con sua moglie, in Russia, torna e dice questi hanno in mano una religione, attenzione, sono più forti di noi, il capitalismo è pieno di difetti e quindi rischia di sembrare un socialista quando
porta avanti quella che oggi si chiamerebbe una politica di sinistra, no? La politica della spesa pubblica, una politica a difesa dei ceti più deboli. E però non capisce Marx, strana cosa, no? E si scaglia contro l'economia classica, ha un successo enorme nel secondo dopoguerra per un trentennio, fino alla dichiarazione di collettività dell'oro. Nel 1971 poi salta fuori Friedman, Milton Friedman, monetarismo sfrenato, quello in cui viviamo. Quindi uomo dalle contraddizioni, sia nel successo che nell'insuccesso, perché ha conosciuto anche gli insuccessi, lui esce bastonato dopo la conferenza economica, dopo la conferenza di Bretton Woods del 44. Voglio dire, luci e ombre in una figura grandiosa, tutti si alzano a Bretton Woods quando lo vedono arrivare stanco e malato, gli riconoscono questa enorme autorità intellettuale, però anche la celebrazione di Keynes economista è relativamente breve, dura meno di un trentennio, poi viene messo in un cassetto, tranne quando lo rispolverano, come nel 2008, nella patria del liberismo economico negli Stati Uniti, le banche sono state salvate dallo Stato, ma in modo palese. Allora, qual è la domanda? Come recuperare Keynes oggi? In che senso? Con quale azione politica? Con quale governo, ti chiedo? Tu sei stato in Parlamento per lunghi decenni e hai il polso di quello che è accaduto e di quello che potrebbe accadere. Come far rivivere Keynes oggi? L'influenza di... Quando nel 1989 cadde il muro di Berlino, un grande storico francese che si chiamava François Furet disse: è la prima volta ormai dopo 150 anni, che il sistema di mercato e la democrazia politica non hanno più un'alternativa. È caduto il fascismo, è caduto il nazismo, adesso è caduto il comunismo. L'osservazione di Furet è giusta, è vera, da allora noi. Con due considerazioni però. La prima è che il sistema che aveva vinto, per così dire, la sfida, non era il capitalismo dell'Ottocento, ma era il capitalismo dell'Ottocento con delle cose in più, con l'azione dei sindacati che avevano forzato il miglioramento delle condizioni del lavoro, le leggi del lavoro, la sicurezza, con la sicurezza sociale, col piano Beveridge, con la scuola pubblica, con la sanità pubblica, con le pensioni e le politiche economiche di Keynes. Cioè il capitalismo, non il capitalismo che aveva visto Marx, ma il capitalismo cambiato, e qui è la seconda osservazione, anche per effetto dell'esistenza di Marx. Cioè, in fondo, le riforme dell'Occidente sono state anche determinate dalla necessità di evitare il fascino che l'ideologia comunista, e prima di quella l'ideologia fascista, Hitler aveva avuto successo, Hitler aveva preso un paese dove la disoccupazione era elevatissima, in tre anni aveva la disoccupazione, ci sarà arrivato col riarmo, ci sarà arrivato. Lo stesso Mussolini, secondo me, non era riuscito a affrontare i problemi, ma certamente alcune cose, l'IRI, la costruzione dell'IRI, è stato fatto di Mussolini 1933, la crisi bancaria, il fascismo l'aveva affrontata. Cioè i regimi liberali non erano stati in grado di risolvere i problemi, i regimi autoritari sembravano riuscire. Cosa è successo? Perché è avvenuto quello che tu hai detto negli ultimi 30 anni? Perché è venuta meno la concorrenza. Il capitalismo
ha detto, vabbè, allora facciamo, perché dobbiamo accettare le limitazioni che vengono dall'azione sociale dello Stato? E allora è cominciata la lotta contro il sindacato, la lotta, tutto quello che noi abbiamo visto. Io mi sono opposto violentemente al Jobs Act del precedente governo di Renzi, perché considero che la disoccupazione non sia figlia delle rigidità salariali, la disoccupazione è figlia della mancanza di investimenti. È chiaro, parliamo del nostro mezzogiorno, ma perché se ci fosse la flessibilità salariale ci sarebbe l'occupazione del mezzogiorno? Ma no, sappiamo benissimo che ci sarà la piena occupazione quando ci saranno abbastanza investimenti privati attirati nel mezzogiorno, investimenti pubblici se sono necessari. Cosa serve la flessibilità del lavoro a un paese che ha già la disoccupazione? Questo è il punto, diciamo così, di distanza più chiaro che c'è tra la filosofia keynesiana e la filosofia anti-keynesiana. Oggi non è che gli strumenti keynesiani sono... Bisogna stare attenti a non abusarne, naturalmente. Una delle ragioni per cui c'è stata la ripresa alla fine degli anni 70 è stata perché c'è stato un abuso degli strumenti keynesiani. Non si pagano le pensioni in deficit. Pensare che uno possa mantenere un sistema di sicurezza sociale senza tener conto che qualcuno la deve pagare, ma questo è destinato prima o poi a portare il paese alla rovina. Sto parlando dei problemi dell'Italia di oggi. È molto interessante, e non viene mai ricordato, che Keynes, in un saggio del 37 che è tradotto, propone, pensate un po', l'obbligo del pareggio del bilancio di parte corrente, non quello del trattato di Maastricht, che è il pareggio in assoluto, ma del trattato della parte corrente, che è una norma sacrosanta, perché appunto non si possono pagare le pensioni con il debito. E dice però che serve preparare dei progetti di investimento pubblico, perché se l'economia privata da sola non ce la fa, se la politica monetaria espansiva, quella che ha fatto la Banca Centrale Europea, non basta, allora ci vogliono investimenti pubblici. E paradossalmente c'è meglio addirittura fare i buchi nella sabbia e farli riempire ai lavoratori invece che dargli distribuire un sussidio di disoccupazione. Lo diceva come un paradosso, perché è chiaro che tra fare i buchi nella sabbia e costruire le università e le scuole è ovvio che è meglio questa seconda soluzione, ma non diceva, non si può accettare, questo è il punto politico di fondo. Secondo me quella che va recuperata non sono i singoli strumenti, ma questo spirito. Cioè lo spirito è che le ingiustizie sociali, la disoccupazione è un'ingiustizia sociale, la distribuzione così squilibrata dei redditi è un'ingiustizia sociale. Le ingiustizie sociali impongono un'azione collettiva, ma questa azione collettiva deve essere fatta con grande prudenza, con grande competenza, e non si può così affidare, adesso non voglio parlare di cose che ci porterebbero a parlare dell'oggi, diciamo così, cioè non considero keynesiani quelli che oggi qualche volta predicano cose che secondo me sono più nella logica degli errori del passato che di quello che io credo dovrebbe essere fatto per il futuro. Abbiamo un'Europa che sul piano finanziario è abbastanza realizzata, la punta, diciamo, di diamante della sua realizzazione è la BCE. La BCE è un risultato concreto, funziona magnificamente anche in virtù di presidenti come Draghi, che conoscono il loro mestiere. Draghi sa che se avesse fallito l'obiettivo, che è l'unico imperativo della Banca Centrale Europea, cioè quello della salvaguardia del valore delle monete entro il 2% del tasso di inflazione, sarebbe stato rispedito a casa, sarebbe stato invitato alle dimissioni. Cioè il custode della moneta deve fare il custode della moneta e basta, non deve fare politica economica. Noi sappiamo che, a proposito di salvaguardia della
società, e parlo di un tema molto keynesiano, parlo della disoccupazione, noi sappiamo che molti presidenti del Consiglio di molte nazioni europee hanno convissuto e convivono con un tasso di disoccupazione molto elevato. Rajoy è stato in piedi con il 26% del tasso di disoccupazione, Hollande con il 10, l'11, il 12, la virtuosissima Merkel con il 6-7% del tasso di disoccupazione, cioè del tasso di degrado della società. Perché ce lo ricorda Keynes, la disoccupazione non è un accidente trascurabile, non è un incidente da due soldi, sono milioni di persone che soffrono esclusi da un reddito accettabile, insomma da una vita decorosa. Allora perché? Perché io credo che sia lecito immaginare che Keynes si chiederebbe perché accettiamo l'idea che Draghi, cioè il presidente della BCE, sia sottoposto a una regola così precisa: se fai il 4% di inflazione vai a casa, e accettiamo l'idea che un presidente del Consiglio stia in piedi con il 10, il 15 o il 20% delle tasse. Ma qui intanto bisogna, qui adesso andiamo alla questione di Bretton Woods, cioè come ha ricordato prima Pierangelo, come ho detto anch'io a un certo punto, all'inizio della seconda guerra mondiale, subito dopo l'inizio, nel 1941, Keynes, che nel frattempo è diventato Keynes, che ha scritto questi libri, la teoria generale, è diventato il più famoso e anche il più importante economista del mondo. Nel 1941, memore degli errori della pace di Versailles, prepara un progetto per l'assetto del dopoguerra. Nel 1941 lo manda al governo inglese, e il governo inglese lo manda agli Stati Uniti. Stati Uniti, il presidente Roosevelt affida al ministro del tesoro, al sottosegretario che si chiamava White, di discutere, e nascono due progetti paralleli, un progetto di Keynes e un progetto americano, piuttosto diversi, ma che hanno in comune un'idea di fondo, che è quella di che il disordine dei cambi porta alla rovina e che quindi bisogna ricostruire un sistema di cambi fissi, perché le svalutazioni degli anni 30 avevano finito per aiutare i guai e poi la guerra. Le svalutazioni sono parenti stretti dei dazi doganali, cioè quando un paese mette i dazi è come se svalutasse. Quindi l'abuso dei dazi, e sto parlando di problemi di oggi, la politica americana e così, può portare il mondo più vicino alle guerre commerciali, a un disordine da cui non sappiamo che cosa può nascere. Allora il progetto di Keynes e degli americani è ricostruire nel dopoguerra un sistema di cambi fissi. Ed è quello che nasce nella conferenza di Bretton Woods del 1944 e che prevale dal 1946 fino al 1971, quando poi salta perché la bilancia dei pagamenti americana. In quegli anni l'Europa non si poneva il problema della moneta unica, perché come ragionevole immaginare e dire, la moneta unica, lo diciamo tutti, la moneta unica nasce quando c'è uno Stato, non può nascere prima. Se nasce prima di uno Stato è una costruzione debole. Sulla moneta inglese c'è la faccia della regina. Se sulla moneta europea non c'è la faccia del presidente dell'Europa, ma ci stanno le statue di Michelangelo o le colonne del Partenone, è perché non c'è lo Stato europeo. La debolezza della moneta unica è figlia del fatto che essa è stata introdotta prima che l'Europa fosse riuscita, se mai riuscirà, a diventare come gli Stati Uniti d'America. Gli americani hanno introdotto il dollaro dopo aver ottenuto l'indipendenza dall'Inghilterra, non prima. Ma questo problema l'Europa non aveva ragione di porselo nel 50 o nel 60, perché il sistema era un sistema di cambi fissi. Quindi è come se ci fosse la moneta unica al mondo. E quindi l'Europa ha potuto costruire il suo mercato comune,
la politica agricola comune attraverso un sistema in cui i tassi di cambio erano fissi, anche se quando c'erano degli squilibri si potevano aggiustare. L'idea di Keynes, che gli americani respinsero, era che quando un paese aveva uno squilibrio di bilancio dei pagamenti, voleva dire che qualche altro aveva un attivo. Se io ho un deficit di bilancio dei pagamenti, vuol dire che c'è qualche altro paese che ha un attivo. L'idea di Keynes era di introdurre un meccanismo per cui il paese in debito dovesse fare lo sforzo di stringere la cinghia e mettere a posto i conti, ma anche il paese in surplus doveva fare uno sforzo per contribuire a mettere a posto i conti. Se io ho un sovrappiù di bilancio dei pagamenti, me lo devo spendere, perché se non lo spendo aiuto quello che ha un deficit a mettere a posto i conti. L'idea che Keynes aveva è che l'obbligo di contribuire all'equilibrio della bilancia dei pagamenti dovesse essere ripartito fra i paesi in deficit e i paesi in surplus. La Germania, per parlare delle cose di casa nostra, ha un attivo di bilancia dei pagamenti pari all'8% del suo reddito da almeno 10 anni a questa parte. Se lo fosse rispeso, forse la disoccupazione italiana non sarebbe il 10 ma sarebbe il 9 o sarebbe l'8. Pensare di poter mettere a posto gli squilibri delle bilance dei pagamenti facendo forza solo sui paesi debitori significa creare condizioni che alla lunga diventano insostenibili. Questa idea di Keynes, che era un'idea generosa, gli americani la respinsero, perché in quel momento avevano un attivo di bilancia dei pagamenti e dicevano quello che dicono i tedeschi a noi: ma voi volete che noi ci gestiamo male come vi gestite voi? Se noi siamo così bravi che abbiamo un attivo, perché dobbiamo riversarlo a voi? Perché ci dobbiamo fare carico dei vostri debiti se non siete capaci di gestirvi? È una cosa che ha anche un senso. Gli americani erano in attivo di bilancio dei pagamenti. Dicevano: perché il signor Keynes vuole imporci che noi che siamo in attivo dobbiamo venire in soccorso di quelli che stanno in passivo? E quindi disse: al centro del sistema c'è il dollaro e non c'è nessun obbligo per i paesi in deficit, in attivo, di mettere a posto. Quando, 20 anni dopo, nel 71, a seguito della guerra del Vietnam, si trovarono con un enorme passivo di bilancio dei pagamenti, quelli che erano in attivo, cioè la Francia per esempio, non avevano nessun obbligo di aiutare gli americani. E dissero agli americani: vi portiamo dei dollari, dateci loro che vi siete impegnati a darci. Gli americani hanno detto: buttare a mare il sistema dei cambi fissi. Cioè, noi siamo usciti dal sistema dei cambi fissi perché, mi scuso se sono cose difficili, spero di riuscire a spiegarle in modo chiaro, perché l'idea di un impegno collettivo a tenere i conti in ordine non prevalse allora. Ed è il punto di debolezza della moneta unica. Il punto di debolezza della moneta unica europea è che non c'è solidarietà tra i paesi. Io non sono affatto generoso nei confronti del modo in cui l'Italia si gestisce. Se io fossi tedesco, forse guarderei l'Italia e direi: voi non vi sapete gestire. Ma sappiamo che se la Germania facesse una politica più espansiva, le condizioni degli altri paesi europei migliorerebbero, perché comprerebbero di più da noi, comprerebbero di più dalla Grecia, comprerebbero di più dalla Spagna. Questo è il punto di debolezza della moneta unica, cioè che essa è nata. Ed è nata perché quando gli americani dovettero di colpo uscire dal sistema dei cambi fissi, gli europei si trovavano in un dilemma. Noi vogliamo costruire un mercato unico. Come facciamo a costruire un mercato unico se tutti i giorni i tassi di cambio ballano? Abbiamo bisogno di una moneta unica per costruire uno. E quindi abbiamo cercato, prima con quello che si chiamava il sistema monetario europeo, lo SME, prima il serpente, poi lo SME, alla fine abbiamo detto: facciamo la moneta unica. Il problema è che la moneta unica è una costruzione troppo delicata per poter essere gestita con delle regole come quelle che ci siamo dati a Maastricht. Il trattato di Maastricht è un trattato sbagliato.
se si voleva fare la moneta unica bisognava anche avere la forza di fare il ministro del tesoro unico, il governo europeo, cioè bisognava avere alle spalle della moneta unica. Noi siamo incastrati e non è che possiamo uscire come dice l'onorevole Borghi, cioè con i mini bot, perché queste sono buffonate, diciamo così, adatte a una classe dirigente che non è a livello di guidare un paese serio come dovrebbe essere il nostro paese. No, questo non è possibile. Cioè, se l'Italia non è in grado di liberarsi di questo tipo di zavorra, noi andiamo a finire in un mare di guai, perché è impossibile che una inconsapevolezza dei problemi, ma i problemi dell'Europa sono problemi seri, perché ha fatto un passo più lungo della gamba. E siccome l'unione politica, l'unificazione politica è difficile ed è molto più improbabile oggi a 28, 27 di quanto non era quando eravamo sei paesi, l'Europa ha una moneta che presupporrebbe un'unione politica, mentre l'unione politica si è allontanata nel tempo. Con questa contraddizione non continueremo a vivere, un punto di debolezza dell'Europa che andrà affrontato. E non può essere affrontato con i proclami, deve essere affrontato da classi dirigenti europee. I tedeschi facciano il loro dovere verso l'Europa, gli italiani stiano in Europa cercando di non scaricare sui nostri alleati e amici i problemi che dovremmo essere in grado di risolverci da soli. Un tema sul quale spero che possa esserci un po' di dibattito. La domanda è rivolta a te anche perché mi viene in mente un passo bellissimo di uno dei saggi di Essays in Persuasion, di economico sinistro, trovavo un gran cilio delle possibilità economiche dei nostri nipoti. Il libro, la raccolta è del 1931, quasi passato un secolo. E Keynes, se non ricordo male, dice nell'arco di un secolo, più o meno, la passione per il denaro, la passione per la moneta, diventerà una specie di malattia da consegnare agli specialisti delle malattie mentali. Però, per qualche tempo ancora, per circa un secolo, non di più, dice, bisogna rendersi conto che gli uomini sono fatti così, bisogna pensare che siamo malati e da malati dobbiamo comportarci, da malati dobbiamo attenerci di fatto, dice, alle mie prescrizioni, cioè una politica monetaria che aiuti gli uomini a uscire dal sistema della moneta. Ora, a poco più o poco meno di un decennio dal compimento di questo secolo, a proposito della capacità previsiva di Keynes, ecco qui, mi sembra che siamo lontani da questa possibilità. Gli uomini più che mai sono ancorati al sistema della moneta, gli uomini più che mai sono malati sotto questo aspetto. Parliamo di un errore. Parliamo dell'errore di un economista che aveva dimostrato una capacità previsiva enorme, quasi sconfinante nell'arte della divinazione. Parliamo di qualcosa di possibile, nell'arco di un decennio è possibile assistere a un'evoluzione del genere? Mi sembra improbabile, te lo chiedo. Keynes è stato un grande studioso della moneta, forse il più grande di tutti, la maneggiava come nessun altro, come D'Artagnan la spada. Mi chiedo, ha commesso un errore? Che rapporti oggi abbiamo col denaro? Che rapporti oggi ha l'Europa, gli Stati Uniti? È in vista un'unificazione monetaria mondiale? È pensabile? Io sono una domanda un po' confusa. La sua formulazione, diciamo, di questi problemi che tu hai accennato era questa. Diceva così: io penso che il capitalismo, se ben gestito, per ben gestito si intende con quell'intervento pubblico di cui abbiamo parlato, possa essere reso più efficiente di qualsiasi sistema alternativo
sinora concepito nel perseguimento di obiettivi economici. E tuttavia penso che in sé e per sé il capitalismo sia estremamente criticabile. Che cosa intendeva dire? Intendeva dire che il motore del capitalismo non può che essere l'accumulazione della ricchezza. Quello che Max Weber descriveva nell'Etica Protestante lo spirito del capitalismo, cioè che il desiderio di accumulare la ricchezza è quello che fa sì che l'imprenditore intraprenda, intraprendendo la gente lavora, lavorando la gente crea benessere e così via. Keynes dice che questa è una contraddizione morale, del resto è la contraddizione che la Chiesa Cattolica ha sempre imputato al capitalismo. Quale Mater Magister pare sia, non lo so, non sono esperto di queste cose, però sì. La Chiesa Cattolica critica profondamente il movente del profitto, che tuttavia è il vero motore del capitalismo. Allora Keynes dice, quando il progresso economico, tecnologico, eccetera, ci consentirà di produrre, diciamo così, i robot ci consentono di produrre in poche ore al giorno tutto quello di cui abbiamo necessità, a quel momento forse vivremo in una società in cui possiamo fare a meno di quel motivo egoistico, che finalmente potremo considerare una malattia e mandarlo da uno psichiatra. Ma fino a quel momento, diceva, bisogna fare come dicono le streghe nel primo atto di Macbeth, che il buono è cattivo e cattivo è buono, cioè quello che è cattivo, cioè l'ingordigia, l'avarizia, il desiderio di accumulare i soldi è buono, perché genera il benessere di tutti, e quello che è cattivo, quello che è buono, cioè l'altruismo, il desiderio di non accumulare la ricchezza, è cattivo perché genera. Questa è la contraddizione che aveva colto e diceva speriamo che tra 100 anni l'abbiamo risolto. Noi è chiaro che non l'abbiamo risolto, perché non siamo ancora in queste condizioni. E quindi dobbiamo cercare dei sistemi economici e sociali in cui si possa contemperare la macchina che funziona, il motivo individuale, cioè che il motivo del miglioramento, dell'arricchimento individuale rimane il motore fondamentale. Ma quando questo motore non funziona, o quando il suo funzionamento genera delle disparità troppo forti, allora ci vuole un contemperamento, cioè un intervento pubblico. Cioè questo pensiero, secondo me, consentirebbe oggi al mondo cattolico di formulare la critica al sistema capitalistico in modo meno drastico di come lo formulò, mi pare fosse Papa Giovanni II, cioè quella per cui dice se siete contro il profitto allora dite che siete comunisti, diciamo così. Gli americani accusano financo l'attuale Papa di essere vicino ai comunisti perché ogni tanto critica. Allora qual è il punto? Il punto è, guardiamolo dal punto di vista del mondo cattolico, guardiamolo dal punto di vista di un socialismo democratico europeo, noi non dobbiamo negare il motore, ma dobbiamo dire che questo motore ha aiutato a funzionare e corretto nel suo funzionamento quando non funziona bene. E questo è, secondo me, oggi la cultura che dovrebbe indossare il socialismo europeo e il cattolicesimo democratico europeo. Cioè queste idee politiche che stanno dietro questo libro, che sono il patrimonio del mondo liberale radicale da cui io vengo, possono essere benissimo la piattaforma su cui nei prossimi 20 anni o 30 anni si esprime una sinistra democratica in Europa, sia che abbia un'ispirazione religiosa, sia che abbia un'ispirazione sociale o socialista, perché questo è quello. È chiaro che tu non puoi oggi pensare a un socialismo che prescinda dal mercato. Gli esperimenti sono falliti, come diceva giustamente Fioretti. Devi accettare il mercato, ma lo devi accompagnare con dei correttivi che siano efficaci rispetto al suo funzionamento e alle giustizie sociali, che quando è troppo libero
arriveremo a un certo punto a liberarci del tutto di questo sistema. Questo non lo so, secondo me il tempo è ancora abbastanza lontano, perché sì, oggi il 10%, il 20% dell'Italia ha superato il bisogno economico, ma l'altro 80% o è nel pieno del bisogno economico o deve ancora lavorare molto per guadagnare quello che sì. Lo strenuo, uno strenuo difensore del capitalismo come Keynes, che sapeva quanto fosse delicato il meccanismo, possa diventare l'ideologo della sinistra attuale. Una sinistra che si è dimenticata dei ceti più deboli, ha perso. Io credo che la diagnosi sia molto semplice: la sinistra ha perso milioni di voti perché si è dimenticata di una buona frazione del suo elettorato. E su questo tema mi piacerebbe che ci fossero domande, ecco, perché...